Amici del grande baseball, buona serata dallo stadio europeo Nino Cavalli di Parma, dove si gioca gara 1 della serie del primo turno del girone di ritorno tra la formazione di casa del Ceci Cantine e Negri Alimentari Parma e la formazione ospite della Fiume Costruzione Modena. Si tratta di uno scontro molto importante, queste due sono formazioni che si contendono il quarto posto, che partono col vantaggio di sapere che una delle altre contendenti a un posto nei playoff, la danese Nettuno, ha subito un clamoroso 15-0 nel pomeriggio a Paternò. Le formazioni in campo, vediamo il dugout della Fiume: Modena, Canate, esterno centro, Munoz, center base, Scavone, prima base, Malagoli, ricevitore, Laffi, battitore designato, Tinti, esterno sinistro, Ciavaglia, terza base, Tamburro, seconda base, Roversi, esterno destro, in pedana di lancio, Cipriano, Ventura. Risponde il Ceci Negri Parma con Morelo, seconda base, La Fera, interbase, Squarci, esterno destro, Illuminati, ricevitore, Balgera, battitore designato, Ciappelli, esterno centro, Parisi, prima base, Vasini, esterno sinistro, Zileri, terza base. In pedana di lancio è annunciato Rafael Medina, ma in realtà sale Casey Olenberger, perché Medina ha avuto problemi proprio nella fase di riscaldamento. Gli arbitri sono a casa base Fabrin Lino, sulle basi Baricci e Giachi. Fidanzate dei giocatori di Parma accolte dai nostri cameraman in tribuna, e situazione che ci porta con le immagini all'inizio del quarto inning ancora sullo 0-0. Per il momento poche occasioni, anzi direi alla fin fine una sola, l'ha avuta Modena in apertura di terzo inning, quando Roversi ha battuto un triplo e poi Modena non è riuscita a farlo segnare. Parma, le uniche due volte in cui ha messo corridori in base, ha subito doppi gioco e mazza inning, e quindi ha ottenuto veramente poco. Due valide a testa comunque, e ora due ball su Malagoli, il battitore numero 4 del lineup di Modena. Olenberger fino qui 4 strikeout, lancia il primo strike verso casa base, due ball uno strike. In fissa Casey Olenberger, nonostante non ci siano uomini sulle basi, lancia il terzo ball. Essendo il lancio molto spesso una questione di equilibrio, partire dalla posizione fissa è ovviamente un tentativo per avere il massimo dell'equilibrio, non scomporsi durante il caricamento. Olenberger in questo caso non è che riesca tanto bene, 4 ball a Malagoli, e ancora una volta, come era già accaduto al terzo inning, primo uomo dell'inning in base. E intanto c'è movimento nel bullpen di Parma, è Mattia Salsi nella zona dell'esterno sinistro che è entrato a scaldarsi. Vediamo inquadrato Sandro Rizzi, uno degli allenatori di Parma. E c'è Laffi ora alla battuta, è uno dei due giocatori che ha fin qui battuto valido, gli viene chiesto un bunt, la palla in foul, Parma aveva difeso per il bunt, vedete come avanti Zileri dopo l'esecuzione del tentativo di bunt. Uno strike. Laffi, singolo a sinistra al secondo inning, è la seconda apparizione stasera, 0-0 il parziale di una gara che si annuncia molto chiusa. Tentativo di Olenberger, uno strike, prende mettere dalla prima Malagoli, il lancio di Olenberger, il bunt proprio su Olenberger che non prende in considerazione il gioco in seconda, va in prima per l'out sicuro, giocata di sacrificio. Morelo era in copertura del cuscino di prima base mentre è avanzato tranquillamente in seconda Malagoli. Vediamo il bunt molto sul lanciatore ma abbastanza corto. Olenberger non rischia l'out in seconda, va tranquillo per l'out in prima, vedete Morelo a coprire il cuscino, ma Malagoli non ha avuto problemi a guadagnare la seconda base in piedi. Ed ora c'è un uomo in posizione punto per Modena, per Tinti,
sesto uomo del line-up. In seconda Malagoli, Hollenberger osserva caso, osserva poi la seconda. Tinti alla battuta, tocca il primo lancio, palla in fallo. Molto aggressivo il Modena. Spesso hanno girato la prima palla i giocatori in maglia grigia. E hanno avuto buon successo, peraltro, solo in un'occasione con Roversi all'apertura della terza ripresa. Guarda la seconda Hollenberger, il lancio, ball. Il fatto che Medina abbia dovuto rinunciare a questa gara per una vescica a una mano mette abbastanza in difficoltà Parma, che chiaramente non potrà utilizzare Medina. Per regolamento il lanciatore straniero può lanciare solo gara 1. Nelle prossime due settimane si è giocato Hollenberger, ormai direi per tutto il weekend, visto che è stato scelto come partente. Lo staff di Parma è abbastanza profondo, oltre ai due partenti designati per sabato, Massimino e Bova, ci sono Newman, Salsi, che si sta scaldando, e Corradini e Facchin, ma tre partite. Hollenberg, palla alta, due ball. Un out in questo attacco numero 4 di Modena. Prende metri dalla seconda Malagoli. Hollenberger a casa. Ha ancora alta la palla. Terzo ball, Illuminati va a parlare col suo lanciatore. Ha concesso 4 ball a Malagoli, poi il sacrificio di Laffi e ora in svantaggio su Tinti. 3 ball, 1 strike. Entra in campo l'allenatore di Parma, Chris Catanoso, che è anche il preparatore dei lanciatori del Cece Negri, a parlare con Hollenberger. Scherzare con la mazza a volte è pericoloso. Resta comunque in campo Hollenberger. Tinti alla battuta. Ball chiama Fabrin e guadagna la base. Tinti è la terza base ball concessa da Hollenberger. Con prima e seconda occupate alla battuta si porta Ciavaglia. Momento non facile per Hollenberger. Vedete Malagoli, vedete Ciavaglia il battitore. Lancio a casa di Hollenberg. Ancora alto, ball numero 1. Prende qualche istante fuori dal box Carlos Ciavaglia, il terza base del Modena. Va in fissa Casey Hollenberg. Batte Ciavaglia. Palla che si spegne tra il pubblico. È il primo strike con un ball. Sarei curioso di vedere cosa potrebbe accadere se Modena fosse una squadra un po' più attendista, perché Hollenberger ha già concesso 3 basi ball ed è spesso andato sul conto pieno. È un vantaggio per lui il fatto che Modena giri molto la mazza. Secondo lancio su Ciavaglia. Palla molto brutta, ma è bravissimo Illuminati col guanto a fermare la palla. 2 ball e 1 strike. Rivediamo lo slider proprio per terra. Eccellente davvero
il guanto di Illuminati in questo caso. Non ha più Illuminati una mobilità eccezionale sulle gambe dietro casa base, ma è molto molto brillante come guantone. Due ball, uno strike su Chavaglia, quarto lancio di Olenberga. Tocca in fallo nuovamente l'italo venezuelano e abbiamo due ball e due strike. Pierpaolo Illuminati, catcher di Parma, di Macerata, classe 70, quindi giocatore di 34 anni, girovago del baseball italiano, ha giocato appunto a Macerata, poi Torino, Caserta, Rimini e ora Parma. Ecco Chavaglia. Olenberger, che nella precedente situazione di difficoltà era ben uscito con uno strikeout, ora lancia un ball che riempie le basi, il conto e crea una situazione molto difficile, in quanto i due corridori hanno la possibilità di guadagnare parecchio sul caricamento. Certo, in caso di strikeout hanno anche il rischio poi di un tiro molto corto per Illuminati, vedremo. Olenberger batte secco Chavaglia, Vasini, grande tuffa e presa strepitosa per Vasini, veramente una giocata importantissima per l'esterno sinistro di Parma, che salva la situazione. Aveva colpito molto duro Chavaglia, rivediamo, Vasini si è mosso molto bene sul contatto, sarebbe stato comunque superato non fosse stato per lo sforzo decisivo, presa veramente importante per Marco Vasini. E secondo fuori, ecco Vasini, esterno sinistro del Cece Negri. Alla battuta Robert Tamburro, sempre corridore in prima e seconda. Olenberg batte in foul Tamburro quasi involontariamente, era un check swing. Vedete la Bastidas, il coach di Modena, vicinissima al punto qui Modena. Uno strike su Robert Tamburro, la fiera vicino a Malagoli in seconda. Olenberger guarda, poi lancia a casa, batte Tamburro, palla comoda per Morello, raccoglie in seconda base di Parma, assiste in prima e chiude questo quarto attacco di Modena, che si risolve ancora senza punti, soprattutto grazie all'eccezionale presa di Marco Vasini all'esterno sinistro. Ancora 0-0 il parziale tra Ceci Negri, Parma e Fiume Modena. Le immagini ci portano alla parte alta della quinta ripresa, anche Parma ha avuto una discreta occasione, si è trovata con primo e secondo occupate e Ciappelli in battuta, ma il cubano non è riuscito a battere a casa. E ora Parma ha un nuovo lanciatore, Salsi, subito affrontato con aggressività da Roversi, che batte questa rimbalzante potente verso la seconda base, trovando però pronto Morello all'assistenza in prima. Salsi Mancino entra in campo a metà gara, è un lanciatore anche lì che quest'anno si è misurato sempre sulla distanza breve. Lo vedete inquadrato, Mattia Salsi di Colorno in provincia di Parma, ha giocato però le ultime stagioni a Reggio, stabilendo anche nel 2002 un record di vittorie, 22 senza sconfitte in Serie A2. Ecco Salsi, palla strike, il battitore Canate, primo uomo del lineup modenese, terza apparizione per lui, a 0 su 2 contro Olenberger, primo turno contro Salsi, che in questo campionato ha una media PGL di 3,92, viene colpito duro ora da Canate, che spedisce la palla in orbita per un fuoricampo che lascia immobile Vasini e sblocca la partita. Fuoricampo da un punto per Williams Canate e Fiume Modena in vantaggio 1-0 sul Cece Negri Parma. Due lanci Salsi, il primo raccolto da Morello, il secondo spedito in orbita da Canate. E vedete il gruppetto di tifosi di Modena esultante. Salsi, guardiamo, è una curva che resta in mezzo al piatto e guardate che cannonata spara dietro all'esterno sinistro William Scagnato. Misura circa 100 metri il campo di Parma,
qui questa è una battuta da 130 come minimo. Intanto Muñoz spedisce una palla altissima nella zona destra, dove è ben piazzato Morelo, che coglie così al volo la palla per il secondo out. Ma Modena è passata in vantaggio. Eccolo, è il Diablo Cagnate nel dugout della formazione ospite. Canate è uno dei migliori battitori del campionato, media 345, questo è il quinto fuoricampo per lui in stagione. Due fuori, 1-0 Modena, e alla battuta c'è Vinny Scavone, che incassa il primo strike. Battitore mancino, dovrebbe essere un po' più in difficoltà nei confronti di Salsi. Centra molto bene il filo esterno. Secondo strike, ancora Salsi, e swing a vuoto di Scavone, che è il terzo out. Primo strike out per Salsi. Comunque Modena è passato in vantaggio grazie al fuoricampo di Canate, che è la terza valida della serata per la Fiume Modena. Metà partita, Fiume 1, Cecenegri 0. Con le immagini, alla seconda metà della sesta ripresa, attacca Parma con il line-up dall'inizio: Fulvio Morelo contro Cipriano Ventura. Strike il primo lancio, Morelo è a 0 su 2 in questa partita, eliminato dal seconda base al primo inning, al volo dall'esterno destro al terzo. Ventura batte Morelo, palla che è foul ball, dice l'arbitro. Morelo si è battuto su un piede, e ricordiamo, il box di battuta non fa parte del campo. In questo caso Morelo si fa anche abbastanza male, rivediamo. Adesso è spiegato, molti telespettatori ci chiedono cos'è quella strana protezione che a volte i giocatori si mettono sulla parte interna della gamba sinistra per i destri e della gamba destra per i mancini, cioè la gamba del passo, e vedete dove si colpisce Morelo, spiega molto bene perché quella parte a volte viene protetta, e ecco qua, esattamente questo. Con due strike Morelo riprende pur dolorante il posto nel box di battuta. Parma ha sempre un punto da recuperare. Intanto vediamo un po' di movimento nel bullpen di Parma, e c'è un bruttissimo lancio qui di Ventura, ball numero uno. È Corradini il lanciatore che sta scaldandosi, non nel bullpen, in verità nella zona dell'esterno sinistro. Ventura ancora esterno, due ball. Hollenberger ha lanciato 4 inning, Salsi 2 per ora. Il lancio di Ventura intanto è basso, e il conto è pieno su Fulvio Morelo. Sarebbe importante per Parma mettere il primo uomo dell'inning in base con la Fiera e Squarcia a seguire. Lancio decisivo ora su Fulvio Morelo. Ball numero 4, Ventura ha un gesto di stizza, una palla molto vicina questa alla zona. È la seconda base ball. Rivediamo. Il lancio di Ventura, Morelo guarda, è una palla veramente ai limiti, però forse sotto le ginocchia, anche se Malagoli, vedete, rialza il guanto. Ha visto bene, direi, Fabrino, una palla ai limiti ma giustamente chiamata ball. Base per Morelo, che è in prima, e set la fiera alla battuta. Parma, vediamo se gioca per il bunt. Ball, anzi scusate, strike, abbiamo anticipato, come non dovrebbe mai fare un cronista di baseball, la chiamata dell'arbitro. Uno strike. Ecco i segnali di Tondini, ed ecco la fiera che torna in battuta. Gara con Parma sotto 1-0 e al sesto inning. È assolutamente legittimo pensare che Parma possa giocare per il bunt, cioè un sacrificio di La Fera che spinge Morelo in seconda, sperando che poi o Squarcia o Illuminati con la valida possano farlo segnare. Vediamo. Secondo lancio di Ventura. Interno, La Fera guarda ancora, non sembra ci sia la giocata di bunt in questo frangente della partita. Catanoso, un manager che ama dire non sempre si deve seguire il libro.
però sinceramente correre il rischio di battere in doppio gioco in questo frangente mi sembra troppo. Gioca chiuso il terza base di Modena Ciavaglia, intanto Morello deve tornare in tuffo in prima, pronto quindi a difendere un'eventuale smorzata mentre sono vicini al cuscino Muñoz e Tambur per il doppio gioco. Modena ne ha già ottenuti due stasera e conduce 1-0. Sesto attacco Parma. Ventura in pedane, batte la fera foul e si carica del secondo strike. Ecco la fera, Morello in prima, un ball e due strike sull'interbase del Parma, a 0 su 2, un salvo per errore, un'eliminazione. Ventura, parte Morello, gira vuoto la fera, strike out, importantissima eliminata al piatto per Ventura, è solo il secondo, ma ne ha ottenuto uno al secondo inning su Parisi quando il ricevitore... Oggi prima base del Parma aveva appena spedito una palla in foul a un mezzo metro dalla linea, ma lontanissima da casa base, e ora sulla fera con un corridore in prima e zero out squarcia la battuta. Terzo uomo del line up, 1 su 2 per lui, una battuta in doppio gioco al primo inning e un singolo al centro al quarto. Torna verso la prima Ventura, c'è Morello in prima, Parma deve assolutamente stare fuori dal doppio gioco, ma certo non può nemmeno rischiare di perdere il corridore che è ora in primi. Lancio, strike, dice Fabrin, uno strike. Prende mettere dalla prima base Morello, infissa Ventura, il lancio, batte squarcia e la palla viene fermata molto bene da Ciavaglia, che prova il tiro in prima e out, squarcia, grandissima giocata di Ciavaglia in terza e buona difesa del cuscino da parte di Scavone in prima, importante eliminazione davvero questa. Rivediamo, contatto di squarcia, Ciavaglia che ferma molto bene la palla, il tiro non è eccezionale, però vedete Scavone riesce a tenere la palla e non c'è dubbio, è out. La sostanza non è che cambi molto, perché anche con squarcia in prima sarebbe comunque servita la valida. Rivediamo l'arrivo di squarcia, che abbastanza stranamente rallenta negli ultimi passi, viene battuto, vedete, di mezzo passo dal tiro di Ciavaglia. Anche con squarcia in prima sarebbe servita comunque la valida di Illuminati, che si presenta ora nel box, stasera è a 0 su 2. Vedete Ciavaglia che dialoga con l'interbase Muñoz, corridore in seconda per Parma e due out, quindi necessaria la valida. Al quarto uomo dei line up della formazione di casa Pierpaolo Illuminati. Morello in seconda e lancio di Ventura. Batte Illuminati. Muñoz non ci arriva, la palla schizza via, corre a casa Morello e Parma pareggia la partita 1-1. Penso si tratti di una valida. Era una palla molto potente, non ci è arrivato Muñoz. Punto battuto a casa per Pierpaolo Illuminati. Pareggio per Parma, rivediamo. Vedete che Muñoz non ci arriva, battuto dal rimbalzo. La palla poi schizza malamente e rallenta la sua corsa. In questo senso avvantaggia Morello, che comunque è buon corridore, arriva senza patemi a casa base, 1-1, partita tutta nuova, mentre Balgera colpisce duro questa palla di Ventura, è una palla che scavalca l'esterno centro, è un extra base, corre verso la terza e viene fermato in terza Illuminati, gran doppio di Balgera, peccato per Parma che la corsa sulle basi di Illuminati non sia stata troppo aggressiva, su un doppio con due out. In effetti molto spesso si segna. Rivediamo la lunga battuta di Clinton Balgera, molto ben difesa peraltro bisogna dire da Canate, che poi ha un cannone e vedete spara al taglio. È stato un po' goffo Tamburro, Balgera vedete arriva in piedi,
e sarebbe forse potuto anche arrivare a casa base illuminati, ma così non è stato. L'Aidel Ciappelli in battuta decide di non affrontarlo Modena. Vedete il catcher che chiama con la mano destra il ball intenzionale, base intenzionale per l'Aidel Ciappelli. È in totale la terza base ball concessa da Ventura, che ha subito due valide in questo inning e ne aveva subite tre nei precedenti cinque. Parma quindi che si è fatta più minacciosa, e ora basi piene sarà Parisi a dover cercare di portare i suoi in vantaggio. 1-1, 6 riprese di gioco quasi completate, siamo a 5-2 terzi. In terza Illuminati, in seconda Balgera, in prima Ciappelli, e Vince Parisi ha una ottima occasione a 0-2 stasera, l'italoamericano va a parlare Malagoli con Ventura, momento che potrebbe essere topico di questa gara. Parma naturalmente farebbe un bel passo avanti in questo weekend vincendo una gara 1 nella quale si è trovato senza lanciatore straniero a 20 minuti dall'inizio della gara. Gara comunque ancora lunga, c'è un terzo tutto da giocare. Seguiamo comunque il turno di Parisi, che vedete inquadrato e che incassa il primo strike. Al piatto al secondo inning, dal seconda base al quinto Parisi. Ventura batte il numero 6 del Parma in foul, secondo strike, rapidamente in vantaggio Cipriano Ventura. Parisi un battitore abbastanza in difficoltà quando si trova sotto nel conto, perché non è che sui lanci d'effetto si trovi a suo agio. Si prende qualche istante di pausa Ventura. Ecco Parisi. Ed ecco Illuminati che è in terza base, il lancio. E la palla strike sul filo esterno. Parisi strike out in tre lanci. Lascia tre uomini in base Parma, che comunque pareggia la partita. Due terzi di gara, Fiume Modena 1, Ceci Negri Parma 1. Questo è il lancio che ha messo strike out Parisi. E la gara si deciderà nell'ultimo terzo. Le immagini ci portano all'inizio dell'ottavo inning, sempre 1-1 il punteggio. Parma ha il doppio delle valide, ma non è riuscita a concretizzare questa superiorità. E attenzione, questi è William Scanate, autore del fuoricampo da un punto, che vale l'unico punto segnato fino qui dalla squadra di Modena. Un ball il primo lancio, Canate 1-3. Palla centrale per lo strike, 1-1. Contro Lemberger poco efficace Canate. Assistenza del lanciatore al primo inning, al volo dall'interbase al terzo. Secondo ball. Due ball, uno strike. Gran giro, ma tocca solo una piccola parte della palla. Canate, secondo strike. Non è mai facile per un lanciatore affrontare un uomo che al turno precedente lo ha punito duramente, come è accaduto a Salsi con Canate. Qui la palla aveva un buon movimento. Salsi, alta questa palla, conto pieno su Canate. Intanto nella zona del bull dell'esterno destro si muovono giocatori di Modena. Questo è uno dei coach, Massaro. Abbiamo visto anche William Lucena scaldarsi il lancio. Ball numero 4 e base per William Scanate. Importante questo uomo in base per Modena. È la prima base concessa da Salsi. Alla battuta va Munoz, a questo punto tutto da vedere quelle che possa essere la strategia migliore. Vediamo Turiaco,
che si sta muovendo per Modena, che ovviamente sembra intenzionato a giocare il tutto per tutto in questa partita. Torrio, che è uno dei due partenti designati per domani, ma giunti all'ottavo inning 1-1, Modena non lascerà nulla di intentato. Ovviamente, dicevo, tutto da verificare la strategia. Secondo la logica, ottavo inning 1-1, il bunt è benedetto, ma Muñoz è pur sempre il miglior battitore della squadra, anche se stasera è a 0-2 più una base. Intanto va verso la prima Salsi con Zileri, terza base di Parma, che avanza verso il diamante interno, difendendo quindi il potenziale bunt. Prende mettere dalla prima Canate, va in caricamento Salsi, la battuta di Muñoz, 0-1 slash, la fera in seconda per l'au, gira il doppio gioco Moreno, ed è un doppio gioco eccezionale di Parma questo, veramente splendida giocata del Cece Negri sullo slash di Muñoz, ovvero finta di bante, poi tentativo di piazzare la palla, avete visto, ritira la mazza e colpisce, ne esce una battuta corta, la fera l'aggredisce molto bene, è bravissimo l'out e ancora molto buono il movimento di Morelo, che batte di mezzo passo Muñoz, doppio gioco difensivo veramente importante per Parma. La fera, gran giocata, due out. E la battuta va a Vinny Scavone, un ball, 0-3. Al piatto, al primo turno contro Salsi, un ball, secondo lancio di Salsi, secondo ball. Scavone, nativo della zona di Boston. Terzo lancio di Salsi verso Scavone, che va vuoto sulla palla dritta interna. Vedete, nettamente in ritardo. Quarto lancio, ancora vuoto Scavone, varia l'angolo di tiro molto bene Salsi, interno e esterno, vedete, è così difficile trovare l'equilibrio giusto per il battitore. Quinto lancio, palla bassa questa volta che sfugge, Salsi va sul conto pieno, eccolo Mattia Salsi. Aveva già giocato con Parma ai tempi della regola dell'Under 23, poi però ha giocato a Modena, è un ex di turno, e a Reggio Emilia. Salsi batte Scavone, palla che si impenna all'esterno sinistro, Vasini sembra ben piazzato, coglie il volo per il terzo out e non abbiamo punti quindi in questa ottava frazione d'attacco di Modena, sempre 1-1 il parziale. Le immagini ci portano all'inizio del nono inning, ancora una valida per Parma, ma nessun punto. Ultima ripresa regolamentare, che Modena inizia in battuta con il quarto uomo del lineup, Malagoli. Uno strike, il primo lancio di Salsi, che è entrato al quinto, ha subito un punto, ma quella battuta, il fuoricampo di Canate al quinto, è anche l'unica valida che Salsi ha fin qui concesso al Modena, che ne ha battute 3, 2 contro Hollenberger, il partente che ha resistito 4 inning, e una contro Salsi, appunto il fuoricampo di William Scagnati. Salsi strepitoso fin qui, 3 strikeout, una base ball. Alla battuta Malagoli, un ball, 2 strike, quarto lancio di Mattia Salsi, che colpisce Malagoli. 1 in base quindi per Modena al nono inning, sull'1-1 Valaffi. Assolutamente probabile che Modena giochi qui per il bunt. La Bastida, Silcosi di terza, fa partire una serie di segnali. Se Modena tornerà in vantaggio, Parma avrà una sola opportunità per pareggiare. Vediamo la palla di Salsi che cerca l'angolo interno e colpisce Malagoni. Va verso la prima Salsi, che è mancino, quindi dalla posizione fissa guarda dritto negli occhi il corridore avversario.
è il bunt di Prammatica. Zileri va in seconda, gira il doppio gioco Parma e riesce ancora un gran doppio gioco di Parma su una giocata di bunt addirittura. Veramente eccellente la combinazione. Zileri che ha aggredito molto bene la palla e la Fera che ha girato molto bene il doppio gioco. Vediamo il bunt su terza base. Zileri vede lo spazio per l'out, è buono il suo tiro. Guardate la Fera che è sul cuscino, è molto rapido e batte Laffi che da parte sua non è certo il più veloce dei corridori. Secondo doppio gioco per Parma e alla battuta si porta Tinti. Due out alla battuta Tinti, quindi assolutamente rimediato l'errore di Salsi che ha colpito Malagoli con due strike con questo gran doppio gioco. E ora batte Tinti sull'interbase, ancora la Fera, brutto rimbalzo ma poi la Fera ha tutto il tempo per posizionarsi per il tiro. Terzo out e siamo ancora 1-1 quando Parma va al nono attacco. Non attacco che se n'è andato senza punti e sono arrivati poi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo inning, quindi quattro inning supplementari completi. È arrivata la prima metà del quattordicesimo, tutto senza punti, e ora la seconda metà del quattordicesimo. Parma presente nel box Pierpaolo Illuminati con, vedete, col numero 35 di spalle in pedana William Lucena, che è salito l'undicesimo al posto di Ventura. Un ball su Illuminati, Lucena si è già salvato un paio di volte all'undicesimo, proprio basi piene ha messo al piatto squarcia, e al tredicesimo premio in secondo occupata ancora ha messo al piatto squarcia. 5 strikeout per Lucena. Ora Illuminati tocca la palla in zona di foul, 1-1 il conto. Ottimi lanciatori davvero stasera, anche Ventura, il lanciatore partente di Modena, ha dato 10 inning, 4 basi ball delle quali 2 intenzionali, 3 strikeout, 8 valide, un solo punto segnato da Morello al sesto inning proprio su valida di Illuminati, che vedete nel box di battuta ora con un ball e uno strike. Illuminati in quell'occasione ha ottenuto l'unica valida della sua serata. Ora batte un'altra valida Illuminati, buca il diamante e Parma mette in base il primo uomo del quattordicesimo inning. Scelta non facile ora per Parma. La logica vorrebbe che a Balgera si chiedesse un bunt, ma vedete sulla sinker di Lucena la battuta valida. Parma si gioca intanto un corridore più veloce di Illuminati, Comelli, e Balgera va nel box di battuta contro Lucena. Dicevo, scelta non facile, mentre Lucena tiene vicino al cuscino Federico Comelli, perché Balgera è il miglior battitore di Parma questa sera, 2 valide su 4 turni, però è già finito al piatto, è anche vero questo, contro Willy Lucena. In ogni caso sta tenendo vicino al cuscino, avete visto Scavone, il prima base di Modena, il corridore Comelli, Willy Lucena. Non vuole correre il rischio di rubata, non vuole dare troppi vantaggi se Parma deciderà di giocare per il bunt. Ancora verso la prima. Scavone, vedete, con Comelli. Il lancio di Lucena, alto, ball. Chiaro che in questo momento qualsiasi manager, se chiede un bunt, chiede un bunt su strike, non a tutti i costi insomma, anche perché per l'avanzamento dalla prima alla seconda il corridore ha come dire qualche attimo in più per decidere se partire o meno rispetto a quanto avviene per l'avanzamento dalla seconda alla terza su bunt. Un ball, continua
lo stilicidio di pick off di Lucina verso la prima, dove staziona Federico Comelli, lancio a casa, incassa Balgera Boldi, c'è l'arbitro sulla palla d'effetto. Rispetto a Ciappelli, Comelli prende almeno mezzo metro in meno dalla prima base. Questo dovrebbe aver già convinto abbastanza bene Lucena del fatto che Comelli difficilmente ruberà. Il lancio. Strike, dice Fabrin. Due ball, uno strike. Ci avviciniamo intanto alle 4 ore di gioco. La partita è iniziata con un quarto d'ora di ritardo, ma siamo comunque alle 3 ore e 3 quarti. Altro pick off. Pubblico rumoreggia, non è chiaramente il gioco dei pick off il massimo del divertimento perché è allo stadio, ma fa parte ovviamente della tattica di gioco. Lucena, ball. Comelli era lontanuccio ma non ha avuto il coraggio di sparare in prima Malagoli. 3 ball 1 strike. Ora c'è sicuramente un prendi il lancio per Balgera. Difficile che Lucena vada con una palla dritta in mezzo anche in questo frangente. Il battitore successivo è Ciappelli, comunque, che non è il cliente più comodo da affrontare, ma una cosa per volta. Balgera deve assolutamente riuscire a far arrivare Comelli in secondo in un modo o nell'altro. Quinto lancio, batte Balgera, palla in fallo. Era una palla invitante ed evidentemente non c'era un segnale di prendi il lancio. Conto pieno, delicatissima anche qui la decisione da prendere. Sul conto pieno chiaramente il corridore in prima deve fare di tutto per stare fuori dal doppio gioco. Facilmente vedremo un pick off, eccolo qua. Clinton Balgera al piatto al turno precedente deve mettere la palla in gioco ma evitare il doppio gioco. Lucena, lancio alto, è base per ball, la quarta base concessa da William Lucena a Parma, e senza out con seconda occupata da Federico Comelli e prima occupata da Clinton Balgera, Parma presente nel box di battuta Lai del Ciappelli in una situazione nella quale per forza Lucena dovrà giocarlo. Contro Ciappelli Lucena al 12° ha lanciato 4 ball semi intenzionali con 4 slider molto lontani dalla zona. È una situazione invitante per Parma, ma Ciappelli deve avere molta pazienza in battuta. Primo lancio, eccola valida, è in ritardo però Comelli, lo manda comunque Tondini, lo ferma, poi c'è Balgera lontanissimo, deve tornare sul cuscino. Lo ha mandato prima Tondini, poi lo ha fermato, era partito molto male Comelli dalla seconda in evidente ritardo. D'altra parte è una situazione di zero out, non si vogliono rischi. Ciappelli aveva colpito, gli avevamo chiesto pazienza, ma la prima palla buona l'ha sparata. Qui il tiro di Tinti è tutt'altro che buono, guardate. Comelli incerto, avete visto la sua incertezza, quando parte non c'è più lo spazio per arrivare a casa base. In un primo tempo Tondini lo manda, poi lo ferma. Balgera era partito verso la terza, anche questa una decisione abbastanza curiosa. Balgera non conta nulla in questa partita e certamente deve evitare di farsi eliminare sulle basi. Comunque le basi sono ora tutte occupate, c'è Ciappelli in prima, c'è Balgera in seconda, c'è Comelli in terza, c'è Vincent Parisi alla battuta. Basi piene, gioca chiuso il diamante di Modena, quindi in caso di battuta a terra ci sarà un tiro a casa. Il primo lancio è strike su Parisi e giocano vicinissimi al diamante gli esterni, anzi se abbiamo la possibilità di un'inquadratura c'è un interno in più perché Canate è diventato il quinto interno, lo vedete davanti al cuscino di seconda. Lancia Lucena, ball esterno, quindi ci sono molto chiusi Ciavaglia, Munoz, Canate,
tamburo e scavone e solo due esterni molto vicini al diamante che sono tinti e roversi. Un ball e uno strike su Parisi, al quale a questo punto basta mettere la palla fuori dal diamante per vincere la partita. Il lancio alto, ball, due ball e uno strike. Si avvicina a Canate e a Lucena. Assolutamente non deve battere in doppio gioco qui Parma. Vincent Parisi, il lancio di Lucena, alto, terzo ball. Parisi è finito al piatto al dodicesimo contro Lucena, ma aveva battuto valido all'undicesimo, l'unica valida della sua serata. Ecco Federico Comelli in terza, rappresenta il punto della vittoria per Parma. Lucena, quinto lancio, basso, base, e la base ball a Parisi chiude la partita. Segna Federico Comelli il punto della vittoria per Parma, quinta base ball di Lucena. Certo, da una partita così gloriosa e così ben giocata ci si poteva aspettare anche un finale diverso, ma evidentemente non sarebbero d'accordo i tifosi di Parma e la stessa squadra con la nostra analisi. Punto battuto a casa della vittoria per Parisi. Come era già successo al sedicesimo inning della gara di Anzio, Parma ancora una volta, dopo che nelle prime due giornate perse tre partite agli extra inning, si rivela una squadra capace di vincere nel finale. Quasi quattro ore di gioco per Parma. Il lanciatore vincente è Roberto Corradini, che ha lanciato le ultime due riprese senza concedere punti e senza concedere valide, con due strikeout e nessuna base ball. Il lanciatore perdente per Modena è William Lucena. Riepiloghiamo la successione del punteggio: passa Modena al quinto sul primo lancio indirizzato da Mattia Salsi a Canate, un fuoricampo all'esterno sinistro. Pareggia Parma al sesto inning con Morello in base per ball, in seconda su una battuta in diamante di Squarci a segno sul singolo di Illuminati. Parma perde diverse occasioni, doppio di Balgera, Illuminati che dalla prima non riesce a segnare. Poi alla nona ripresa lascia tutte le basi occupate con Munoz che con una gran presa in tuffo toglie letteralmente le castagne dal fuoco a Ventura. Quindi ancora lascia tutte le basi occupate all'undicesimo con Squarcia che finisce strikeout. Ancora due uomini lasciati in base al tredicesimo su un altro strikeout di Squarcia, e poi la conclusione che abbiamo appena visto con la vittoria firmata sulla quinta base ball concessa da Lucena. Ribadiamo il finale: Parma batte Modena 2-1 e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, quando saremo a Rimini per Telemarket Electron Anzio. Buonanotte.